Cosa c'è? Visionaire, al cinema, con Laura Buffa. Ne sei sicuro? Sì. Oggi con noi è ospite un caro amico, Fabio Massimo Bonini, attore italiano che da diverso tempo vive negli Stati Uniti. Ciao Fabio Massimo. Ciao Laura, grazie per questa telefonata. Sono molto felice perché ho saputo che hai avuto un ruolo nel reboot, come dicono quelli bravi, della serie TV cult MacGyver. Ci puoi raccontare questa esperienza? Guarda, è stata una cosa molto, molto carina perché prima di tutto abbastanza in attesa, nel senso che potrai immaginare per un attore italiano, insomma, hanno provato in tanti a venire a fare del lavoro negli Stati Uniti, ma bene o male sono tornati tutti a casa con le pive nel sacco. È stata una casualità, la mia gente è stata brava, presente al momento giusto e quindi è capitata questa opportunità. In realtà cosa è successo? Beh, ero tra l'altro in montagna a sciare. Avevo fatto questo provino un po' di tempo prima, qualche settimana prima, per cui mi ero anche già dimenticato della cosa, sinceramente. Quindi con mia moglie siamo partiti, siamo andati in montagna a fare una settimana di sci e proprio alla fine di una di queste discese mi è arrivato il messaggino, mi dice: guarda, ti hanno preso per il ruolo, devi partire domani. Come domani? Io sono nello Utah, a Park City, lontanissimo anche da Miami, dove vivo, e lontanissimo da Atlanta, dove si doveva girare. Ma come faccio a partire domani? Potevano dirmelo con qualche giorno di anticipo, ma porca miseria, mi sono anche quasi arrabbiato. E quindi niente, quindi mi sono organizzato, ho mollato gli amici, la moglie, tutti, sono salito su un aereo e sono andato ad Atlanta. MacGyver poi è carinissimo perché tu sei troppo piccola, forse non te lo ricordi, ma quando eravamo ragazzi noi vecchietti di oggi, c'era il mitico MacGyver. E come no, ma guarda che era la mia serie cult, non sono poi così giovane. Io lo adoravo, era uno dei miei telefilm preferiti, infatti ho detto a mio fratello che ti avrei avuto ospite e lui, anche lui, tutto felice e contento, invidiosissimo. Incredibile, vabbè. Comunque c'era questo MacGyver che quindi guardavamo tutti, che era una cosa di caspita. Allora io non sapevo neanche che esistesse la nuova versione, la nuova edizione di MacGyver. E quindi sono andato subito a documentarmi, e anzi sono andato anche sulla CBS a vedere un episodio. E ho visto questo giovane ragazzo, questo Lucas Steele, che è il nuovo MacGyver, il nuovo protagonista, un ragazzo veramente molto simpatico, poi l'ho conosciuto ovviamente sul set. Ed è proprio una serie fatta benissimo, con effetti speciali, cose che per esempio il vecchio MacGyver non aveva tutta la tecnologia che oggi è a disposizione anche nell'industria cinematografica, quindi un cast di ragazzi giovanissimi, io lo sentivo un nonno lì mezzo, e quindi devo dire, insomma, è stata molto molto un'esperienza molto bella. Senti, qual era il tuo ruolo? Te lo posso chiedere? Immagino che tu abbia già girato, giusto? Sì, ho già girato, non nulla di che, sono stato uno dei cosiddetti protagonisti di puntata, quindi ho interpretato questo personaggio che si chiama Franco Scuro, che è un pluriricercato dalla Mondial Pol, dall'Interpol, scusa, la Mondial Pol sono quelli della Guardia Notturna, dall'Interpol, e lui faceva parte di una famiglia mafiosa, ovviamente, purtroppo. Ovvio. Poi il ruolo, questo è un altro dei particolari che capitano spesso agli attori italiani negli Stati Uniti, i ruoli poi si riducono spesso ad essere legati ovviamente al territorio, perché comunque l'accento è una cosa per gli americani molto importante, cosa che per esempio per noi invece diventa un motivo di figaggine pazzesca. In Italia chi ha un accento straniero, vorrei ricordare Don Lurio, Ether Parisi, ce ne sono degli esempi pazzeschi, fanno figo da morire, piace da pazzi, quindi negli Stati Uniti è esattamente il contrario, quindi tu non riuscirai mai ad interpretare un ruolo di americano oppure di un personaggio in una serie o in un film
con un accento un po' particolare, devi essere americano. Poi gli americani stessi, gli attori americani, che sono molto più bravi, molto più preparati, hanno studiato molto più di noi, sanno fare molte più cose gli attori italiani, dal canto, dal ballo, sanno anche interpretare con gli accenti di ogni singolo stato. Ci sono attori che, di New York, che parlano con l'accento del sud in un modo straordinario. Sono veramente anni luce avanti, secondo me. Io anche, mi è capitato nel passato di andare in teatro a New York, a Broadway, a vedere spettacoli dove ti siedi in una poltrona e assisti alla perfezione a 360 gradi, dalla scenografia ai costumi. Ogni dettaglio è curato nei mini particolari, anche i costumi stessi sul palcoscenico spesso in Italia sono così, sono i soliti costumi trovati nei magazzini dei costumi teatrali, che ormai sono vecchi e sanno di muffa. Lì ci sono dei costumi e li capisci che anche in questo caso, oltre poi alla bravura e alla ricerca della perfezione, c'è anche un dispendio di energie in termini di denaro pazzeschi. Una produzione anche teatrale americana ha dei costi incredibili. Però poi in compenso, quando vai a teatro, paghi i tuoi 30, 40, 50, 100 dollari a seconda dello spettacolo che vai a vedere, ma li paghi con piacere, perché comunque hai poi assisti veramente, certo, a uno spettacolo con la S maiuscola. E così vale anche per la televisione, per il cinema. Inutile che stia qua a raccontare sotto gli occhi di tutti. Noi vediamo alla TV o al cinema costantemente produzioni americane. Certo. E lì ti rendi conto proprio che il denaro è l'ultimo dei problemi. Certo. Senti, è già possibile più o meno capire quando riusciremo a vederti? No, perché posso dire che questo episodio è nella quinta serie. Io adesso non so in Italia a che punto sia la serie, però siamo alla quinta serie, quindi stanno girando la quinta serie. E poi no, stavo finendo di, devo finire di raccontarti la scusa fine del personaggio. Ah, no, non posso raccontare la fine del personaggio. No, spoiler, perché altrimenti vengono e mi picchiano. Ho provato ad arrestare questo delinquente, e ovviamente MacGyver, chissà se ci riuscirà. Vabbè, così le porte rimangono aperte, perché chi lo sa? Vediamo. Non si può mai sapere. Ringrazio l'attore e amico Fabio Massimo Bonini, che presto vedremo nella quinta stagione di MacGyver.